Buonasera e benvenuti da Via Stefano Vai per la terza giornata di questa seconda categoria fra Atletico Casalotti e V3 Roma Team, due squadre ferme a 3 punti in classifica, una vittoria e una sconfitta dopo 2 giornate e adesso sono di fatto allo scontro diretto. Lasciano l'incombenza al capitano che mette la palla dentro tutto solo sul secondo palo, gol annullato per evidente posizione di offside, tagliata adesso in avanti, sempre V3 in possesso che va a lancio lungo. Può controllarla, piazzarla, non riesce, però Manelli a segnare il punto dell'1-0. 0-0, nuova occasione però per i giocatori in maglia nera che provano ad aggirare la difesa avversaria. Palla che rimane lì e non sbaglia questa volta Manelli. Aveva già sbagliato una volta, questa volta fa 1-0 per il V3. Pinto con le mani all'interno dell'area di rigore. Palla che rimane lì, fulmina tutti con una girata improvvisa e fa 2-0 per il V3. 87esimo, 2-0 V3, che ora deve difendersi da questa sventolata e mezzo, provano a toccarla quelli dell'Atletico, palla che rimane lì, il salvataggio sulla linea, sfera ancora però nella disponibilità dell'Atletico Casalotti, che prova ad alimentare l'azione, palla messa sul secondo palo che poi si spegne sul fondo, che rischio però. Tanto adesso per Ventrella. Va a mettere dentro col sinistro sul secondo palo. Sì! Palla sbuca. Manelli da dietro fa tripletta personale. In qualche modo approfitta dell'errore di Chiappetta per fare tripletta e 3-0 per i suoi. Buon numero sulla sinistra. Palla messa dentro. Scavalcato il portiere. Palla rimane lì. Non può arrivare. Benvenuto questa volta. Subisce l'1-3. Casalotti che riduce le distanze prima del fischio che manda tutti negli spogliatoi. Barriera sistemata, va Ballarini col destro, palla che sibila vicino il palo ma si spegne sul fondo, suo fischio. Palla già battuta, molto più dietro, Maferri tocca al limite dell'area, prova ad esplodere il destro, pallone alto. Acquistata da quelli del V3 che hanno spazio per servire Sigillino, viene ritardato il servizio per il numero 18 che riceve palla in questo momento. Sigillino ne ha due adesso davanti, converge sul sinistro Sigillino. È Pinto che la mette fuori. Sul triplice fischio del direttore di gara, V3 batte 3-1 l'Atletico Casalotti in trasferta con una tripletta di Manelli e sale a quota 6 in classifica.